Viaggio Meccariello, allora analizziamo un pochino queste prime 6 giornate di campionato. Credo che tutto sommato sia stato un inizio al di sopra delle aspettative, no? Se andiamo a considerare tutto quello che è stato il rinnovamento della squadra, i tanti giovani arrivati, le vicissitudini ci sono state. Beh, sicuramente è un buon inizio perché alla fine, come sappiamo tutti, la squadra ha avuto delle trasformazioni e soprattutto il mister è arrivato un po' alla fine, quindi sicuramente un buon inizio e speriamo di continuare così. Alla luce del calendario serrato, perché Ternana e Pisa sono le uniche due squadre per le note vicende, per le note traversie societarie del Pisa stesso e quindi il conseguente rinvio deciso da Bodi, no? Di quella che deve essere una gara d'esordio. Quindi in virtù di questo Ternana e Pisa, a differenza delle altre 20 compagini cadette, hanno vissuto un settembre infernale, addirittura 6 partite in 21 giorni. Alla luce del calendario serrato e del tipo di avversari incontrate, Bari, Spezia e così via, reputi soddisfacente e giusto rispetto alle prestazioni il bottino raccolto oppure no? Beh, sicuramente se ci fossimo incontrati magari all'inizio campionato avessimo messo in preventivo tutto ciò, raccogliere 7 punti magari era importante e ci avremmo messo la firma. Ad oggi io dico che per le partite che abbiamo fatto, per il gioco espresso, secondo me potevamo portare a casa qualche punto in più, però alla fine sappiamo tutte le difficoltà e quindi ci accontentiamo per queste 6 partite, ma bisognerà guardare avanti. Tra le cose positive di questa stagione, di questo inizio di campionato, ce ne sono 2 che noi perlomeno abbiamo sottolineato. La crescita è molto rilevante, sia di Biagio Meccariello che di Valiant. Poi Meccariello anche con quella fascia addosso, credo, no? Ancora una maggiore responsabilità. Beh, sicuramente è come sempre un piacere indossarla e un onore. Poi con Martin ormai ci conosciamo da anni, quindi stiamo cercando di affinare sempre più l'intesa, anche perché come in avanti e anche indietro abbiamo bisogno di una buona intesa, di una buona comunicazione e ci stiamo riuscendo. Ovviamente si può fare sempre meglio e cercheremo di migliorare anche questo. Senti, facilitati un po', credo, anche dal compito magari che per una difesa a 4 giocate quasi a memoria, no? Diciamo che le esperienze passate sicuramente insegnano qualcosa. Beh, sicuramente partire con un ragazzo o con una persona che conosce è molto 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 più importante che partire con un ragazzo che non conosci, quindi come già detto con Martin l'intesa parte già degli anni passati. Questo però è frutto anche di una buona fase difensiva fatta da tutta la squadra, dai centrocampisti e dagli attaccanti, quindi il merito va diviso con tutta la squadra. Finora hai giocato sempre, in 2 circostanze Valiant non era al tuo fianco perché impegnato con l'Under 21 slovacca, una situazione analoga si ripresenterà tra 10 giorni a Vercelli, dove appunto il difensore slovacco sarà assente proprio per gli impegni con l'Under 21 del suo paese, quindi cambierai compagno di reparto al centro della retroguardia. Beh, sicuramente abbiamo 2 elementi altrettanto validi, Alberto, un ragazzo che conosciamo tutti, molto valido, e soprattutto Matteo, un ragazzo di esperienza, quindi dispiace che Martin vada lì, però per lui è un orgoglio, è giusto che ci vada, e poi abbiamo giocatori abbastanza importanti per sostituirlo. Dove poi deve migliorare soprattutto a tuo avviso la Ternana, ribadendo un giudizio complessivamente positivo di questo primo mese di campionato? Beh, sicuramente ci sono state delle frazioni di gioco in cui potevamo fare gol, avevamo la sensazione che potevamo passare in vantaggio, però non ci siamo riusciti. Secondo me quello è un aspetto su cui migliorare. Poi è normale, una volta che passi in vantaggio o in casa o fuori casa, obblighi la squadra avversaria a scoprirsi un po' di più e lì magari la partita diviene un po' più facile, però in alcune circostanze secondo me decisive non ci siamo riusciti e questo un po' ci ha penalizzato ai fini del risultato. Senti, state preparando un po' questa partita con il Verona, prossimo avversario della Ternana, che giudizio dai di questa squadra? Beh, sicuramente è un organico molto importante che l'ha dimostrato già in questo inizio di campionato. Quindi bisognerà preparare alla grande questa partita e concedere veramente poco, perché ci sono dei giocatori dall'altra parte che come appena gli concedi un centimetro ti possono far gol, quindi cercheremo di togliere tutti gli spazi che loro possono comunque approfittarne e cercheremo di prepararla il meglio possibile. Grande qualità negli attaccanti del Verona, ma anche grande
mestiere, no? Grande astuzia. È chiaro, ogni partita fa stare a sé, ogni direzione arbitrale fa stare a sé, ma certo il modo, diciamo, astuto con cui Siligardi si è procurato il secondo rigore in avvio di ripresa contro il Frosinone, insomma, rappresenta un campanello d'allarme da tenere in considerazione. Beh, al di là della qualità c'è anche tanta furbizia e tanta esperienza, quindi vanno sbarrati gli occhi sia sotto il profilo delle marcature sia sotto il profilo magari di gestione della palla e di gestione della non palla, perché possono farti male in qualsiasi momento, hanno la qualità e l'esperienza per poterlo fare in qualsiasi momento. Senti, per chiudere, perlomeno per quanto mi riguarda, poi se Luca magari ha un'altra domanda, che definizione daresti di questa squadra un po' imbottita di tanti giovani promettenti, di qualche giocatore con la carta di identità un po' più datata, ma che può apportare tanta esperienza, insomma, forse è il giusto mix. Che squadra è questa Ternana? Beh, sicuramente è un buon mix, il giusto mix, che comunque secondo me serve in Serie B, però il nostro percorso lo decideremo noi e lo decideremo nelle prossime partite, quindi andrà azzerato quello che abbiamo fatto e vanno guardate le prossime partite per decidere ciò che vogliamo fare. Quindi è un trittico importante, Verona, poi ci sarà Vercelli e poi Trapani, questo è il trittico delle partite, dopodiché si potrà dire quello che, di che pasta è fatta la Ternana? Sicuramente li affronteremo con una settimana normale dove possiamo lavorarla, questo quindi già è un punto che gioca a nostro favore, però giusto piglio, quindi sono settimane importanti che secondo me potranno decidere quale può essere il nostro cammino. Viaggio, un'ultimissima notazione volante sul Verona, grande qualità, grande esperienza, si diceva, attaccanti ovviamente capaci di punirsi al primo errore, soprattutto grande qualità in mezzo al campo, no? Perché hanno Valoti, Fossati e Bessa, tre palleggiatori, è vero non hanno incontristi, quindi in qualche modo in determinate situazioni potrebbero soffrire, però di contro hanno una circolazione di palla estremamente precisa e veloce. Immagino che approfondirete il tema tattico nei prossimi allenamenti. L'idea che uno si fa vedendo Verona-Frosinone è che il Verona, a differenza di quasi tutte le altre compagini cadette, non possa essere aggredito alto o comunque non in maniera sistematica, perché si rischia altrimenti, se arrivi con una frazione di secondo di ritardo, di rimanere tagliato fuori. Beh, sicuramente questa è una buona lettura che il mister poi insieme a noi deciderà di fare, quindi decideremo insieme al mister come vogliamo fare la nostra partita. Ovviamente, come hai detto tu, nelle scorse partite il Verona ha sempre avuto il pallone nel gioco, quindi questo può essere un campanello d'allarme per noi e possiamo adeguarci di conseguenza. Dovremo innanzitutto difenderci bene, poi penseremo a fare gol, insomma. E a fermare Pazzini? Beh, sicuramente è un onore ed è bello confrontarsi con un attaccante di questo calibro, quindi ce la metteremo tutta. Da stimoli particolari, credo, no? Avere un giocatore che ha fatto tantissimi gol in Serie A, ha fatto parte della nazionale, insomma, un giocatore veramente di una grande levatura. Sì, ti confronti comunque con gente molto importante e capisci comunque il livello qual è, perché comunque il calcio non ha livelli, quindi capisci già il calcio a certi livelli che giocatori ci sono. Bocca al lupo!